faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e in questo video vi spiego come si fa il bypass. Allora qui avete due schermate dove ci siete voi che fate il glitch e dove c'è il vostro amico che vi aiuta. Allora, in base all'auto che avete rubato per strada dovete andare nel rispettivo listino prezzi. Per dire, questa si trova in San Andreas Super Autos, la andate a cercare in San Andreas Super Autos. In tal caso la cercate in un altro listino prezzi e dovete sostituire in pratica l'auto che sta pigiando il vostro amico, che sta premendo il triangolo, nel senso che io sono nel garage, monto su un altro veicolo, nel frattempo il mio amico pigia il triangolo sull'auto che io voglio bypassare e io vado a comprare un'auto sostituendola con l'auto che sta pigiando il triangolo il mio amico, e quella sarebbe l'auto che io voglio bypassare, ragazzi. E in pratica, una volta fatto questo, avremo il bypass per tutti i veicoli non di lusso. Allora, per far sì che funzioni, il vostro amico deve rimanere a pigiare il triangolo per tutto il tempo fino a che a noi non comparirà il messaggio dell'avvenuta consegna del veicolo. Quando apparirà il messaggio dell'avvenuta consegna del veicolo, il vostro amico lascerà comunque la portiera e voi siete liberi di andare a vendere l'auto che avete appena creato il bypass. Dopodiché, quando dovete tornare in garage, ragazzi, dovete tornare con un'altra auto di strada, in maniera tale che il vostro garage sia sempre pieno, e quando andrete a sostituire l'auto, perché voi dovrete sostituire l'auto, andrete a sostituire con quella che volete fare il bypass, insomma, no? Mentre se vi mancherebbe un posto auto, che magari avete solo 9 auto in garage, il gioco non vi chiederà di sostituire, ma vi chiederà di, cioè, la metterà in garage e basta, insomma, e lì dopo attaccate al cazzo. Invece voi portate dentro un'auto della strada qualunque, poi la buttate, non me ne frega un cazzo, e quando andate a fare il bypass andate a sostituire quell'auto che volete farci il bypass con l'auto stessa che andate a comprare sul sito, insomma. Spero di essere abbastanza chiaro, di essere stato abbastanza chiaro, anche perché qualcuno mi sembra che non aveva capito il bypass, come funzionava. Spero di avervi illuminato un pochino, spero di aver fatto capire un pochino meglio. Al limite, se avete delle domande, fatemele e lasciatele sotto nei commenti e vi risponderò. Per questo video è tutto, ciao a tutti, alla prossima!